back in ETV. Sotto il cielo di Balcony TV, dal Caraibi Music Expo di Cagliari, per noi oggi la pioggia. Erika non sente più l'odore del mare e pensa sia inutile sedersi a guardarlo. Non senti più più, non senti più, non pensi più. Erika non mangia più, non sente sapore. Educa il suo cuore a non amare più, non senti più, non pensi più, non senti più. Questa era la pioggia da Cagliari, pioggia assai rara e assai preziosa. Guarda, ha fatto un casino qua. Ma ci usciremo da questo tunnel perfetto? Visto che s'agaccia. Sì, sì. Però la tantana non è ancora finita, perché vedi? Cioè qua mi impedisce i movimenti. Ok, perfetto. Pioggia assai rara e assai preziosa in quel di Cagliari. Sì. Dalle distorsioni, dalle grida, dalle urla siete passati a un progetto un pochino più... un po' più intimo, diciamo, tra virgolette. Abbiamo fatto tanti anni suonando un po' un genere totalmente diverso. Magari era arrivata l'ora di fare qualcosa di più vicino agli altri, non solo a noi stessi. Sei d'accordo? Sì, vicino anche a noi stessi, però una parte che forse non volevamo far conoscere di noi, forse. Quindi ho visto c'è un EP... Sì, è uscito. Visto? Sì, che avevo detto su Rock It qualche tempo fa, vero? Sì, sì, è uscito ad aprile. Nulla, sono 5 pezzi, 4 nostri, più una cover celebre di Luigi Tenco. E nulla, stiamo ripartendo da capo di nuovo. Questo era un set speciale per Balcony TV e anche al Cari Music Expo. Avete un set un po' particolare? Sì, diciamo, rispetto al solito facciamo una roba un po' differente grazie all'aiuto di due musicisti che magari presenta Giuseppe. Che ci possono anche salutare. Sì, certo, li salutiamo, ci staranno guardando senz'altro da casa, non da troppo lontano. È un set acustico, puramente acustico, e niente, di solito suoniamo un po' più in elettrico con qualche strumentino in più. Qualche anche un po' di volume un pochino in più.
Il Carri Music Expo è un'occasione per ascoltare tutte queste band sarde che vengono dalle varie parti della Sardegna. Prima parlavamo del fatto che a livello live la Sardegna offre spazi, ma finite quegli spazi finisce anche la terra. Beh sì, fai il giro e è finita. Però quello magari non deve essere neanche un pretesto per non suonare, perché voglio dire, è un problema che alla fine non sussiste. Dipende tanto dalla volontà degli artisti, secondo me. Cioè, se una voglia di sbattersi, si sbatte comunque, anche se poi deve sempre riniziare il giro, poi la cosa fondamentale è portare avanti sempre la propria musica e la propria identità. Ultimo passo, ultimo passaggio, se volete salutare qualcuno, i fan, avete una pagina Facebook, di cui io sono fan, magari anche tutti voi vi farete fan, e un messaggio per i tuoi amici, per i tuoi fan, per i vostri amici, per i vostri fan. Un messaggio? Nulla, seguiteci. Non ho nessun messaggio al momento, in segreteria. Dal Carri Music Expo, la pioggia, alle riprese, Davide Colombino, io sono Michele Ferrero. Back in ETV.